di un DDL? Sì, oggi parliamo di una pseudo-riforma che ha combinato un disastro in tutta Sicilia, la riforma sulle province, l'azzeramento delle province, l'azzeramento dei servizi, l'azzeramento delle risorse, lasciando allo sbando un intero territorio siciliano. Ci rendiamo conto che bisogna ritornare alle province, ripristinare l'elezione diretta del presidente delle province. Riteniamo altresì che dobbiamo confermare la titolarità delle città metropolitane in capo alle province di Catania, Messina e Palermo per poter attingere ai fondi comunitari e ai fondi nazionali. Onorevole Falcone, se ne è accorto anche il PD di questo, ed è singolare. È singolare che il PD si sia accorto che tutte le pseudo-riforme che ha fatto hanno creato un fallimento, un insuccesso. Lo abbiamo visto con i rifiuti, lo abbiamo visto con la formazione professionale, lo stiamo vedendo con le province, ma lo stiamo vedendo in tutti i settori, anche in quello della pubblica amministrazione. Ieri abbiamo fatto una figura veramente poco edificante con i custodi, laddove riusciamo ad avere ben 60 custodi per custodire appena 100 metri quadri, quando nel resto d'Italia i parametri tra cittadino e dipendente sono ben altri. Forse non è facilissimo dirlo, ma quali possono essere i tempi potenziali di un ritorno effettivo, semmai dovessero veramente ritornare le province, che poi non se ne sono mai andati di Guardi, fatto? noi abbiamo proceduto a richiedere un prelievo e all'apertura di una finestra, atteso che l'Assemblea regionale siciliana è materialmente paralizzata. Riteniamo allora che è bene utilizzare adeguatamente e compiutamente questo periodo di stasi. Apriamo una finestra, discutiamo sulle province, c'è una condivisione di massima. Finalmente il Partito Democratico si è reso conto di aver sbagliato, che ritorni indietro e che ridiamo fiducia e soprattutto voce alla gente. E intanto